Qui è facile, nel video che vedrete ci saranno tante immagini brutte che potrebbero turbare la vostra mente, ma dato che i Dark Funeral se li cagano in pochi, immagino che vedere questo video saranno già delle persone turbate mentalmente. Se non siete tra di queste, occhio. Oggi vi parlerò di loro. Non sono dei panda, ma sono i tre maggiori esponenti del black metal, il Dark Funeral, letteralmente Funeral Oscuro, che poi cioè un nome un po' più simpatico, più felice. Dark Funeral Oscuro. Il gruppo black metal svedese si forma nel 1993 dal chitarrista Black Moon, morto nel 2013, che immagino abbiano fatto un funerale oscuro anche qui, e Lord Ahriman. Nei giorni futuri si è unito poi Demigoro, che non è Fantagiro, però Demigoro, Fantagiro, voce basso, e Drengen alla batteria. Una line-up inizialmente vincente con cui viene registrato nello studio Les Spawn Unisound di Dan Swane. Insomma, ognuno ha un nome assurdo qua, eh. Il primo EP del titolo Dark Funeral e successivamente pubblicato il 4 maggio del 1994 su CD. 16 minuti, 34 secondi, 4 canzoni. È un EP effettivamente. Tra questi ricordiamo In the Sign of the Horns, nel segno delle corna, che immagino sia un album dove si parla di tradimento? No, non credo proprio dalle immagini. Dove si trova uno tra i migliori riffs dell'album, con melodie notturne e gelide. Che poi non so se ci avete mai pensato, ma riffs sembra il compagno di Tenzing. Vabbè. Caratteristica fondamentale e credo la più importante di un gruppo black metal è la copertina dei propri album, cioè arte contemporanea, arte mobile, come direbbe Andrea Di Pre. Dark Funeral si presenta con una foto sfocata di alcuni rami sulle tonalità blu con stampato in alto a sinistra il primo logo utilizzato tuttora dai Dark Funeral. Il logo è stato ideato da Tobias Andergaard, ex membro dei Necrophobic. Che poi Tobias Andergaard è quello che ha picchiato la moglie e poi se n'è andato via dai Necrophobic. Anzi, l'hanno cacciato via dai Necrophobic. Cioè, pensa che cuore che hanno i Necrophobic. Vabbè, successivamente alla registrazione, Drengen lasciò la banda, che poi è la band, e fu sostituito da Erpi Mantorn, con cui la band tenne il primo concerto in un pub norvegese. Stesso anno il gruppo firmò un contratto con la No Fashion Records, e da lì album. No Fashion Records infatti non di moda, sì, cioè, sicuramente non di moda. Cazzo va in giro tutto nero con una faccia truccata. Infatti nel 1995 esce The Secret of the Black Hearts, nel 1998 Vobis con Satanas, nel 2001 Diabolis Interium, 2005 Atera Totus Sanctus, 2009 Angelus Ex Uro Pro Eternus. E il 3 giugno del 2016, cioè qualche giorno fa, è uscito un nuovo album, Where Shadow Forever Ring, 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 Park, Ring, Forever, Forever, Rain, Rain, ok, Rain, Forever Rain, ok. Come in ogni gruppo che si rispetti, la lineup è cambiata spesso nel tempo. E poi credo che i Pooh non abbiano mai cambiato lineup. I Pooh su Google mi dicono che i Pooh sono sempre stati loro. A meno che, cioè, se n'è andato via Coso, come si chiama? I Pooh hanno una. Mamma mia. Vai su Wikipedia e cerchi i Pooh, trovi 3000 pagine di tutta la storia, anche di quante volte sono andati al cesso i Pooh. Fantastico. Di Dark Funeral c'è scritto tre parole. Di Pooh, tutto. Collaboratori, componenti precedenti, ah no, cacchio, anche i Pooh sono cambiati e mi cade un mito. Vabbè, stavamo dicendo i Pooh, no, allora la lineup è cambiata spesso nel tempo. Dagli originali, il cantante Demigoro se ne va a creare gli Scam, cioè gli attuali Amon Amarth, che poi Scam vuol dire feccia, vabbè, lasciando posto ad Emperor Magus Caligula, che rimase insieme al gruppo fino al 2014. Ma è quello lì bello, cioè quella maschera, cioè maschera con trucco, quello bellissimo, quel trucco lì. L'attuale lineup è il fedele fondatore Lord Ahriman, insieme a Chuck Mull alla chitarra, Eliamat, sembra francese ma islandese, alla voce, Dominator alla batteria, che è entrato dopo l'album Atera Totus Sanctus, e Nat al basso, che è entrato nel 2014. E bravo il nostro Nat! Questi sono i Dark Funeral. Piacere
comprate l'ultimo CD che, boh,